Genova, che ha lavorato molto anche a Cesena, quindi conosciuto sicuramente anche in quest'area. Lui era aderente al futurismo, anche lui, quando dipinge questo quadro, è un pittore futurista. Vedete, lui parte volontario, dopo vedremo, è uno dei pittori che, su cui approfondiamo alcuni aspetti di come interpreta lui la guerra. Parte volontario, parte convinto, e quando fa questo ritratto, siamo agli inizi del 1915 a Firenze, proprio a fare l'esercitazione per insomma, quello che nei tempi del canno, cioè l'addestramento per poi andare al fronte. E ha una vicenda particolare, a volte la vita è fatta anche di vicende particolari. Mi sembra che fosse l'ultima notte dell'anno del 14, è in un bar a Firenze. Lui era uno, essendo fiorentino, frequentava molto Firenze anche prima della guerra, perché Firenze era uno di quei centri artistici importanti, forse allora era il più importante che c'era in Italia. Lui frequentava, quindi aveva molti amici a Firenze, e in un bar, potete pensare cosa fanno un gruppo di ragazzi il 31 dicembre in un bar, no? E quindi diciamo che era un'allegra comitiva, se non che era anche militare, e si devo ricordare sempre il dovere del militare. In questo caso, ad esempio, il dovere del militare è quello di salutare in modo militare se incontra un comandante. Lui forse non certo per modo antimilitarista, ma non salutò un comandante, il quale lo riprese, lo fece arrestare e andò a finire in galera per questo semplice fatto. Però ve lo racconto, e probabilmente questo quadro o l'ha fatto mentre era in galera o subito dopo, è stato pochi giorni in galera, però venne punito in un modo che obiettivamente visto poi è stata sua fortuna, non venne mandato al fronte. Dovette fare tutta la guerra e lui se ne andò un po' a Padova sostanzialmente a disegnare le trincee, cioè a fare il geometra delle trincee, per cui andava anche nelle trincee ma in quelle che erano in costruzione per dire come le dovevano fare. Lui si è dispiaciuto, però probabilmente per tanti altri punti di vista è tornato a casa. Vedete, in fondo a questo quadro c'è la sua medaglietta militare, quella lo pose dopo, quando ha finito la guerra, in questo autoritratto pose questa sua medaglietta. Io credo che questo autoritratto ci dica anche, insomma, dà l'idea magari sicuramente di un giovane curioso, ma non di un giovane spaventato, di un giovane un po', insomma, certo non è allegro, ma neanche, come dire, spaventato da quello che gli succederà. Quindi diciamo, è un autoritratto, anzi lui addirittura bellissimo il titolo che dà quest'opera, glielo dà lui, autosoldato, cioè autoritratto soldato, sono un po' quei giochi di parole che i futuristi facevano. Questo quadro è stato donato a Mar di Rovereto, quindi questo è appunto nelle collezioni del Mar di Rovereto. Quindi questo è un autoritratto, ma noi possiamo vedere i ritratti dei soldati, ve ne ho messi tre o quattro proprio per farci capire. Questo è del 1915, è un autoritratto anche questo di un soldato, in questo caso è un autoritratto di Ernst Ludwig Kircher, quindi un tedesco che si autoritrae così. Vedete come in qualche modo soprattutto stupisce, non ha la mano destra, perché dà l'idea di essere consapevole che un artista quando va in guerra ha sicuramente perso qualcosa, perché lo fa nel 1915, quindi all'inizio della guerra. È uno di quei pittori che poi fanno parte dell'espressionismo, cioè di una corrente, adesso non abbiamo approfondito tutto questo aspetto, che invece sarebbe molto molto importante, di una corrente particolare che in qualche modo diventa poi tutta strettamente critica contro la guerra. Vedremo alcuni esempi di espressionismo da parte di un artista romagnolo dopo. Quindi diventa molto critica. Sicuramente un quadro in qualche modo cupo, è un autoritratto, almeno questo lo possiamo dire, molto differente, molto più critico anche rispetto alla guerra del precedente, del nostro romagnolo. Un altro, questo non è un autoritratto, ma è un ritratto, l'ho messo solo per farvi vedere come, proprio perché qui abbiamo
solo il volto, però vedete, l'autore è sempre il tedesco Jäger, dipinge, fa il ritratto di un suo collega militare, però vedete come lo fa, perché questo è del 17, quindi c'è già qualche anno di guerra dietro. Insomma, lo sguardo non è certo né quello di un ragazzo, qui direi che è un uomo molto, molto pensoso, diciamo almeno così, il suo sguardo fisso e penetrante guarda appunto noi osservatori, e in qualche modo ci interroga, o addirittura sembra proprio quegli occhi che gridino qualcosa, no? Quindi mi sembra un ritratto sicuramente molto diverso dal primo, ma molto più interrogativo, o addirittura che invita noi in qualche modo a interrogarci, o voglio trasmetterci qualche, come dire, qualche urlo, ecco. Questa era un po' la breve carrellata dei suoi ritratti e un po' la premessa per arrivare, non sono tantissimi, poi può darsi ce ne siano altri di pittori romagnoli che dipingono in qualche modo la prima guerra mondiale. Io ho trovato questo non è ottimo, così ingrandita, ma dopo ne avremo altre. Questa è una Joker Lady, penso che la conosciate, un artista forlivese che fa la prima guerra mondiale, e lo vediamo già da questo quadro, la fa, e quando dipinge ci racconta la guerra, che lui in qualche modo possiamo dire, ma poi vedremo come si evolve poi anche il suo racconto della guerra, però diciamo che fondamentalmente è un illustratore. Qui dipinge una delle cime di cui forse è stato appunto in trincea, è la cima Battisti sul Monte Corno e la Salenta. È un quadro datato 1918, tenete conto che lui è un ragazzo del 99, quindi va in guerra e proprio sono gli ultimi ragazzi che vanno in guerra. E lui in qualche modo ce la racconta, anticipando poi curiosamente quella che è poi la sua vita lavorativa, cioè lui dopo la prima guerra mondiale in realtà diventa un cronista di guerra per l'Istituto Luce. Quindi queste sono, come dire, delle prove generali. Questi acquerelli e questi dipinti sono tutti a Forlì, sono stati donati alla casa, quella che poi è la casa del mutilato, era la casa del mutilato di Forlì. Sono stati in mostra nel 2015 a Forlì, erano un po' dimenticati, basta dire che non sono nel libro sulla raccolta generale delle opere di Macio Casadei, e quindi è stata una riscoperta nel 2015. Qui vedete, queste sono due trincee nelle grotte, sono militari, anche queste. Tutte le sue opere sono inevitabilmente datate 1918, perché appunto lui va in guerra in quell'anno lì, alla fine del 17, con tutti i ragazzi del 99. È il riposo di alcuni soldati all'interno della galleria del Cappuccio di Pulcinella a 1550 metri di altezza. È un luogo che appartiene al massiccio del Monte Vesuvio ed era determinante per la conquista del Corno Battisti, e quindi diciamo probabilmente nelle lunghe ore di attesa Macio Casadei si esercita come altri fanno. Ecco, questa è un'altra opera, vedete, questa è sempre Macio Casadei, questa è proprio in qualche modo, vuole essere una documentazione, è un quadro che è intitolato Alt, un disegno a matita, acquerellato, intitolato Alt della mia compagnia, che era la 211ª dei mitraglieri Fiat sulla strada di Trento. Cioè, questo è stato fatto ai primi di novembre, pochissimi giorni prima di liberare Trento, quindi diciamo in qualche modo c'era già l'anno di vittoria, quindi in questo caso quindi non è giusto che non ci sia neanche, come dire, come altre volte è successo, l'idea del dramma. Però l'ho messo proprio per far capire bene come Macio Casadei, almeno in queste opere, sia così un narratore, un illustratore, un raccontatore della guerra. Però anche Macio Casadei, adesso ve ne faccio vedere un'altra sempre di questa serie,
diciamo, del racconto della guerra, questa è la conquista verso le prime linee del Monte Cimone, ma però anche questo è un altro disegno, questo è un altro disegno del soldato, vorrei poterne andare avanti, poi se volete torniamo, ecco vedete, anche la Ciocchese 3, però il racconto, questo è quello che vi ho fatto vedere, in realtà erano tutti disegni, disegni chi ha acquarellati, eccetera. Questo invece è l'unico quadro di guerra che abbiamo di Maciò Casadei, è un quadro nelle collezioni della Cassa di Risparmio di Forlì e sicuramente, diciamo, non è un racconto, ma è proprio un'interpretazione. È il quadro, è sulla ritirata di Caporetto, quindi è, diciamo, c'è la paura della sconfitta, ma anche, come dire, la fatica, il ritiro, il dramma individuale di ognuno di quei soldati. È un quadro sicuramente in interpretazione, questo potremmo dire, se vogliamo classificarlo, potrebbe essere anche questo, con sicuri forti accenti simbolisti o espressionisti, e in ogni caso è un quadro che ci dà il senso che la guerra è una cosa che dura, brutta, e che contiene anche le sconfitte, contiene anche, come dire, le ferite, contiene tanti drammi. In questo caso vediamo una decina di soldati e possiamo pensare ad almeno 10 drammi e drammi umani, ecco. Però c'è sempre anche la luce della speranza, quindi un quadro, sicuramente un quadro di composizione molto importante e significativa. Con questo, questa è la prima artista locale che vi ho vi presento, che appunto Maciò Casadei, che vi ho detto, poi nel suo proseguo lavorativo si trasferirà poi a Roma, dove diventa un documentarista proprio per, come cronista di guerra per l'Istituto Luce, che sapete era l'istituto realizzato in quegli anni per raccontare, per, attraverso i filmati dell'Istituto Luce, per raccontare quello che avveniva nel mondo. Un altro artista romagnolo che va in guerra è Gino Barbieri. Gino Barbieri è un giovane, in guerra ci vanno i giovani, di Cesena. Lui è soprattutto stilografo, come vedete, vedremo solo stilografie sue, dedicate alla guerra e realizzate in guerra. Anche questa, questo ritratto di D'Annunzio, anche questo è realizzato nel 1917, quindi in pieno periodo di guerra. Gino Barbieri va in guerra, volontario anche lui, però viene fermato a Venezia, non viene mandato, diciamo, nelle retrovie a fare un lavoro di aiuto che è in guerra. Viene fermato a Venezia, qui esegue una prima serie di silografie per, sulla guerra. Queste silografie, come fanno altri artisti, le esegue per poi venderle e con ricavato aiutare i feriti di guerra. Con la prima serie di silografie che hanno molto successo, conosce D'Annunzio, il Barbe, e gli dedica questo ritratto. Vediamo la forza espressiva sia ovviamente di D'Annunzio, ma anche di questa silografia, sicuramente fatta con maestria e con grande capacità. Si mette la silografia, non è un'arte facile, perché si tratta di incidere sul legno attraverso l'incisione in negativo, tra altre cose dobbiamo dare appunto espressività. Sicuramente anche in questa prova Gino Barbieri dimostra le sue grandi capacità. Il rapporto con D'Annunzio per Gino Barbieri è molto importante, sia perché trovi D'Annunzio, come dire, quello che è D'Annunzio, cioè a parte una persona guida. Gino Barbieri non solo si lascia guidare da D'Annunzio, ma cerca anche la sua raccomandazione, e la cerca per andare al fronte. Dice: io sono stanco di stare qui a Venezia, mi puoi raccomandare per mandarmi a combattere in prima linea? È una raccomandazione che va a buon fine. Gino Barbieri va in prima linea, però ci muore in prima linea, proprio muore. E sta, ecco, questa è una delle opere che ha fatto intanto che a Venezia, quindi nel primo anno, e vedete qui in qualche modo
Questo è, se vogliamo dire, sempre il momento veneziano, è un racconto della guerra comedica, io direi, nel senso che vedete, c'è la forza della guerra, c'è il cannone, erano alcuni degli elementi futuristi, no? Anche appunto per fare le genie del mondo ci voleva un po' di bomba, un po' di forza del cannone, visto poi il cannone anche come elemento di modernità, assieme al treno e tutti gli altri elementi. Anche il cannone era un momento di modernità. Quindi questo non è futurista come composizione, perché è molto legata al verismo, al realismo, alla voglia di raccontare, però vuole raccontare la guerra in un modo appunto, io direi epico, nel senso che i partecipanti sono sì eroi, ma caricano delle macchine, ad esempio il soldato in primo piano ha il colpo per il cannone, caricano delle macchine, quindi uno strumento sicuramente di modernità, la guerra in questo caso, e sono i racconti, ecco. Questo è già appartenente al secondo, perché dopo il primo album fa una seconda serie di scenografie, questo appartenente alla seconda serie, vediamo dei soldati, anche questo è il riposo dei soldati, ma vedete come il riposo sono più stanchi, direi, mettiamo così, questi soldati rispetto ai precedenti, e forse, almeno interpretato cent'anni dopo, voglio dire, la fatica e il peso della guerra sicuramente in questa seconda scenografia si sente molto di più rispetto alla prima, che invece sembrava più un racconto della guerra. In questo caso sentiamo il peso e la fatica della guerra. Questa è invece sempre una scenografia, sempre sono scenografie di Gino Barbieri, in trincea, vedete, quindi è un racconto, però ci dà l'idea della durezza della trincea. Tra altre cose, qui non si vede bene, ma mi sembra sia questa la scenografia che ha proprio scritto, anche inciso in trincea, quindi cioè, la racconta fino in fondo, però non è sicuramente, come dire, un essere in trincea trionfante, è il peso, la difficoltà, io direi che possiamo interpretare questo disegno come la difficoltà, il peso di essere in trincea. Non è il soldato trionfante che lotta in trincea, ma è proprio la fatica dello stare. Quindi ce lo racconta bene. Qui sono i soldati, è un momento di riposo dei soldati, è la lettura delle lettere che pervengono da casa, sapete che è uno dei momenti di maggiore piacere del soldato quando può leggere queste cose, però vedete c'è la luce anche in questo caso, c'è qualche speranza, però sicuramente anche qui abbiamo un senso di difficoltà, di pesantezza, però sempre con la speranza della luce o la possibilità, insomma, di avere il contatto con i propri familiari. Questa è l'ultima che mi ha messo Gino Barbieri. Io credo che esprima, ed anche l'ultima scenografia che fa prima di morire, beh, è diverso dal racconto, dalle prime che vedevamo, no? Qui c'è sì un racconto, ma è proprio la durezza della guerra, in cui il soldato, soprattutto quello in prima linea, come dire, peggio di un minatore, molto come racconto, dicendo un minatore come lavoro duro, qui è proprio scolpito nella fatica e anche nel dolore. Quindi credo che Gino Barbieri in queste ultime opere racconti veramente molto bene, come dire, il dramma della guerra. Quindi un altro, proprio per Gino Barbieri è molto interessante secondo me questo passaggio dal, così diciamo, dal racconto a, sempre al racconto, però al racconto di quanto è pesante la guerra. L'altro artista di cui ho messo alcune opere è Francesco Nonni. Francesco Nonni è un fentino che parte anche lui per la guerra convinto, volontario. C'è una lettera, ad esempio, che lui riceve da un altro fentino che forse conoscete, Pietro Melandri, poi è diventato uno dei grandi ceramisti del Novecento italiano. Voi sapete, era un gruppo,
erano tanti artisti, dopo vedremo anche Domenico Rabelli, altro artista fettino. A Firenze ci fu questo episodio importantissimo, quindi del Novecento, di un gruppo di 7-8 ragazzi, tutti di grande valore, tutto di grande talento, che diventano, ognuno con un suo percorso, artisti importanti nel Novecento. Francesco Noni è uno di questi e ci lascia una testimonianza della guerra, se volete, molto particolare, ma anche molto significativa. Sono in Pinacoteca, li avevo messi in quella mostra. Tra altre cose, il titolo di quella mostra che ricordava prima Alessandro era Una generazione stroncata, ce l'ha dato proprio Francesco Noni, non è che si è inventato da noi, perché è un appunto di Francesco Noni fatto quando compie gli 80 anni, l'abbiamo anche noi con l'appunto, dice: oggi compio gli 80 anni, appartengo alla generazione che è stata stroncata dalla prima guerra mondiale. Quindi è una riflessione che fa 80 anni, quindi a 60 anni alla prima guerra mondiale, ma si autodefinisce appartenente a una generazione.